guardie continuano a stare qua, quindi voglio optare per un'altra soluzione, perché volevo aprire il cancello e poi uscire. Ma allora a questo punto andiamo a liberare il nostro agente imprigionato. Ecco fatto. Ed ecco a voi l'infiltrator. Gli hanno dato un bel fucile da cecchino. Vediamo un po' come è armato. Eh sì, praticamente quell'abilità lì. Non noto altre abilità, l'unico che ce l'ha è lui. Allora, dobbiamo a questo punto allontanarci da qua. Come fare? Intanto selezioniamo loro e allontaniamoci. Le guardie da lì non vanno via. Dovremo fare un giro inverso. Non sarà una passeggiata. Perché non so se esiste, se sono meccanizzate. Oddio la guardia, via. In tempo. Meno male si è girata. Oddio che paura. Vediamo un po'. Infatti, immaginavo che al contrario non andava su. Cavolo, ora lì c'è quella. Vedete che la cosa si è fatta più problematica ora. Cercare l'uscita. Meglio che scendo per ora. Non mi va di farmi scoprire da lui. Noto che ci sono delle frecce che indicano su. Quindi andiamo a selezionare i nostri personaggi. Abbiamo aggiunto le skills. In questo caso vediamo come metterle. Allora, notate che ogni classe ha le sue. In questo caso abbiamo preso un punto skill, un punto abilità. Quindi vediamo dove metterle. Aumentiamo il danno. È interessante. Sono un po' indeciso dove, ma dato che sono dei personaggi che comunque poi non porterò avanti, eventualmente all'update 0.50 rinizierò da capo. Facciamo questo. Qui gli aumentiamo la vita, dato che sarà uno di quelli che manderò più frontalmente, più diciamo da tank. Qui aumentare il range non sarebbe male. Anzi, qui non ho molto da pensare. Aumento il range della sua abilità. E qua invece ha assolutamente questo. Andiamo a sbloccare i terminali di un livello in più. Che questo sarebbe buono, ma tanto per ora non è ampliata questa cosa qua, quindi non è ancora attiva del tutto. Quindi facciamo questa. Perfetto. Oh. Quindi avete visto anche quello che possiamo fare a livello di abilità. Almeno allo stato attuale. Come me ne vado io invece da questo posto? Loro da qui non se ne vanno, giusto? Sono sempre lì che giocano contenti. Lui è sempre qua, quindi a questo punto io proverei ad aprirmi la strada come gli antichi. Usiamo però il cecchino. Vediamo come... se è silenziata l'arma o no. Scopriamolo. Buono. Cavolo. Speravo che facesse... ecco, così. Mi sembra che mi sia andata abbastanza bene. Non mi hanno visto. Non vedo allarmi. Non sento allarmi. Vediamo. Oddio, no, si sono allarmati. Si sono allarmati, ma pare che non arrivi nessuno. O forse sì. Vabbè, ho dovuto rischiare. Cerchiamo di uscire da qua. Allora, ho poche scelte. Sono costretto a muovermi... magari qua, così. Proviamo, vediamo se riesco prima che la telecamera si rigira. Perfetto. Però qua sì, c'è l'accesso. Allora, andiamo qua. Potrei addirittura uscire dalla porta principale. Potrei uscire dalla porta principale. C'è l'hacker con me? No. Però forse ce la faccio comunque ad aprire la porta. Vediamo, perché non richiede un livello particolare. Infatti,
Cavolo, però mi è scoppiata addosso. Proviamo con lui, con lei, anzi. Penso sia una lei, non è un, no, è un lui, però faceva un versaccio non proprio maschile quando è stato colpito. Proviamo a uscire da qua. Vediamo se è così semplice. A posto. Ecco fatto. Usciamo a questo punto anche con loro. Missione compiuta. Questo è un modo originale con cui possiamo completare di volta in volta le missioni. Vedo che tra l'altro mi ha preso un livello anche l'Infiltrator. Quindi andiamo a scegliere l'abilità. Beh, direi che questo qua è nettamente il migliore. Anche questo non sarebbe male. Qui poi ne abbiamo altri che nemmeno ci guardo. Ok, facciamo questo. Tanto è giusto per fare delle prove. Beh, che dire. Ah, consuma energia. Ecco, infatti stavo valutando su quanto potesse durare. Vediamo allo scadere. Possiamo anche rubare le macchine. Sono tranquillamente hackerabili e si va in giro con la macchina. Allora, io direi che per ora posso chiudere qua questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ah, mi stanno arrestando. No, che fa? Sì, me l'hanno appena arrestato. Cos'è? Cerco di andare via. Sì, ho creato un po' di panico. E allora casino. Vediamo un po' come va. Magari con... Ora vedete, questo personaggio sta per morire. Ora lo lasciamo morire. Anzi, facciamo morire tutti. Vi faccio vedere il respawn che vi dicevo prima. Dovrebbe essere in circa qua, da queste parti. Vediamo. Vediamo dov'è. No, è ancora vivo. Ah, guardate, dato che non mi erano mai morti, sto indagando. Pago per fargli fare un respawn a un tempo indicato. Questa è una buona cosa perché non lo sapevo. Quindi lui è l'unico rimasto vivo perché me lo stanno... Dovrebbe essere tipo tipo arrestato, ma io lo libero. E nessuno dice niente. Non so perché è riuscito a non farsi vedere. A non essere considerato una minaccia. Ok, facciamo rinascere tutti. Vi mostro questa cosa che vi dicevo. Eccolo qua. Queste sono... questi relay beacon da attivare in giro per la città e servono per essere utilizzati come punti respawn o punti in cui possiamo cambiare l'equipaggiamento dei personaggi. Spero, come vi dicevo prima, dato che c'è stato un po' di caos, questo video possa essere stato utile. Se avete domande, prego, fatemele nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!